Oggi è campionato nazionale allievi, ma è pur sempre Chievo-Verona contro Hellas Verona, partita in questo istante al campo sportivo di Caselle. Il diretto marcatore, Ekuban si porta in area, Ekuban torna su di lui, giocatore dell'Hellas, il servizio lascia per Da Silva, la conclusione di sinistro, deviata, la palla si impenna sopra la traversa. Rimessa, si propone Cecco, la battuta però è più lunga per Ekuban, di petto ancora per Cecco, prova il passaggio filtrante, la palla viene messa ancora per Cecco, la battuta rete al volo di sinistro ed è uno straordinario gol al 24esimo del primo tempo. Cecco, la palla poi è servita alta e ha battuto a rete con uno splendido sinistro al volo che si è insaccato nell'angolino basso. C'è Badu che controlla dalla tre quarti, c'è libero Alba, Badu fa tutto da solo, libera Alba, posizione regolare, Alba, il tiro, la traversa che nega la gioia del gol al numero 7 dell'Hellas, occasionissima per pareggiare le sorti dell'incontro. C'è Badu che controlla molto bene adesso e tocco con la suola per servire Alba, gioco di gambe di Alba che prova a fare uno slalom all'interno dell'area di rigore. Brentegani mette in mezzo il pallone per la conclusione di Gardoni. L'arbitro dice che va bene così per il primo tempo, che si conclude quindi per 1-0 in favore del Chievo grazie al gol siglato al 24esimo da Cecco grazie a una botta al volo di sinistro. Un po' di pausa anche per noi, ci ritroviamo fra poco per il secondo tempo di Chievo-Verona, Hellas Verona. Amici sportivi, bentornati al campo sportivo di Caselle, iniziato da 7 secondi il secondo tempo di questo attesissimo derby per il campionato nazionale allievi fra Chievo Verona ed Hellas Verona, prima frazione che si è conclusa in favore del Chievo. Si dispone adesso la barriera dell'Hellas su questo calcio di punizione, salgono i saltatori del Chievo, la palla in mezzo, la conclusione, il gol! Gol del Chievo su azione manovrata, la punizione a 2. Grandissima esultanza da parte della panchina del Chievo per questo raddoppio proprio in avvio di ripresa al terzo minuto. Adesso in seguito a questo calcio di punizione battuto dalla tre quarti, lungo spiovente in mezzo all'area di rigore, su di lui in pressing prova il cross, Lonardoni per Ekuban e c'è la rete di Ekuban al 14esimo e 32 secondi. Pareggiare le sorti dell'incontro quando era sull'1-0. Buono il passaggio filtrante per Zanichieli sulla destra, il traversone in mezzo per Argentieri anticipato, palla per Negri che si coordina per una mezza rovesciata. E in questo momento il triplice fischio dell'arbitro fra gli applausi del pubblico folto, lo ricordiamo, ha corso al campo sportivo di Caselle.